Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai bambini. Vediamo se Sergio Sergini con Stefania ci hanno preparato qualche video oggi con qualche nuova canzone. Canta, 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 cantare in libertà. Ciao Mario e buona domenica a tutti! Oggi siamo di nuovo qui a casa con Sergio Sergini. Ciao a tutti, buona domenica! E oggi abbiamo preparato per voi un'altra bella canzoncina, vero Sergio? Sì, oggi c'è la canzoncina delle dita della mano! Ah, benissimo! Quindi oggi, cari bimbi, impariamo i nomi delle dita della mano. Bene Sergio, sei pronto per iniziare? Certo! Ok, benissimo! Le dita della mano son cinque, son cinque, son cinque fratellini, dai contali con me. Il primo è il pollice, il dito più cicciotto, somiglia un orsacchiotto che dice ok. Il secondo è l'indice e indica la luna, se segui questo dito la vedi anche tu. Il terzo è il dito medio, il dito dritto dritto, sembra un campanile che va viene giù. Il quarto è l'anulare, il dito più regale, porta un bell'anello, il più bello che c'è. Il quinto è il dito mignolo ed è il più piccolino, sembra un bel bambino, bello come te. Dai ancora! Le dita della mano son cinque, son cinque, son cinque fratellini, dai contali con me. Il primo è pollice, il dito più cicciotto, somiglia un orsacchiotto che dice ok. Il secondo è l'indice e indica la luna, se segui questo dito la vedi anche tu. Il terzo è il dito medio, il dito dritto dritto, sembra un campanile che viene giù. Il quarto è l'anulare, il dito più regale, porta un bell'anello, il più bello che c'è. Il quinto è il dito mignolo ed è il più piccolino, sembra un bel bambino, bello come te. Bravo Sergio! È bellissima questa canzoncina! Sì, grazie! Ti piace? Sì, mi piace e spero sia piaciuta anche a tutti i bimbi che ci guardano. Benissimo bimbi, allora ci vediamo domenica prossima con un'altra bella canzoncina. Ciao a tutti, buona domenica e ciao Mario! Ciao! Ciao Stefania, ciao Sergio, grazie per questa bellissima canzone e noi vi diamo appuntamento la settimana prossima. A domenica!